Rientriamo in diretta sempre su Radio Roma Futura. Eccoci qua, dopo tutti questi discorsi filosofici ci siamo dati un po' al tunstunz. È arrivata la nostra seconda ospite, però la facciamo attendere un pochino, caro Daniel. Perché? Perché abbiamo mandato due belle canzoni, che sono, come hai detto tu, quella di David Guetta, di Kun. E abbiamo un po' di notizie su questi due artisti. Innanzitutto Kun che ha avviato il suo tour che si aggirava intorno alla Francia e alla Spagna. In Italia naturalmente non viene, vabbè, anche perché in Italia ancora è poco conosciuto. Vabbè, ha fatto questa, poi capace che non fa più. Sì, è probabile che in Italia poi non va più. Il suo tour, che è iniziato il 3 giugno a Bonen, non so come si dice, e si concluderà proprio a Tolosa il 29 di giugno, quindi un mese di concerti. E in questo periodo c'è anche il concerto di Ibiza insieme a chi, caro Daniel? A David Guetta. Impressionante, David Guetta sta ovunque. Che bello, quando senti Ibiza penso, estate. Esatto, a proposito di estate, cioè, hai fatto due maroni grandi per 5 puntate. Alla sesta puntata, quando è arrivato una giornata con 45 gradi, visto? Non si respira. Io non ho detto il meteo la volta scorsa, ho detto non lo dico perché porto iella. E infatti non l'ho detto. Cioè, e comunque fa un caldo pazzesco, sì. Come diceva Giacomo De Rosis alla quarta puntata, siamo arrivati anche noi 45 gradi come in Puglia. Esatto. E David Guetta, che quindi ha sfornato questo tormentone che abbiamo appena mandato in onda, che è la canzone dell'Europeo. Sai che su YouTube ha fatto una versione per ogni squadra di calcio, e il video è diverso per ogni squadra. Beh, da lui c'ha proprio niente da fare, cioè. No, comunque questi sono soldi, ho visti tre. Lo possiamo dire benissimo, perché esatto. Tanto tutte visualizzazioni. Ho visto tre video e sono, io pensavo che fosse solo l'immagine diversa, però no, è montato proprio per ogni squadra, ci sono le partite, i gol, le immagini, i colori. Esatto, David Guetta che poi, caro Daniel, ritorna in Italia. Se non sbaglio pure l'altro anno c'è stato in Italia. Non era a Roma l'altro anno? Era l'anno scorso? L'altro anno, due anni fa. Ti guardo perché non ci sei stato tu al concerto. Era forse due anni fa. No, era l'anno scorso. Mi ricordo, mi mandavi le foto, tutto fomentato, sudato. Io invece sono stato a quello di Caparezza, anch'io tutto sudato, fomentato, a differenza di quella della Pausini della scorsa settimana, dove sono ritornato bello fresco, col cellulare carico. No, io e con la voce ancora bella invece, intatta. Radio Roma Rock, oltretutto. Sì, Rock in Roma. Sì, Radio Roma Rock. Sì, vabbè. Bisogna dire che quindi ritorna David Guetta in Italia. Ritorna il sabato 9 luglio a Palermo, presso il complesso monumentale del Castello al Mare. E poi il 12 agosto, che è un venerdì, dove, caro Daniel? A Gallipoli. Brava, Gallipoli, in provincia di Lecce, nell'evento Post Pay Park Gondar. E quindi lui promuove questo suo tour, che è Listen Again Tour, e possiamo dire che i biglietti sono a sua volta... Ha cambiato nome, Listen Again Tour. Così prima c'è scritto era su internet. Un nome molto delicato, era Fuck Me I'm Famous. Ah, beh, forse in Italia magari il paese del Papa, forse sta cosa non si può fare. Però prima c'era, Prima sì, c'era. Sì. Quello è francese, può fare come gli pare. Vabbè, biglietti che si trovano quindi, caro Daniel, battiamo le mani per il titolo del tour. Bravo del Getta. C'è soldi. Vabbè, i biglietti che si trovano sul sito di Ticket One, quindi andate, costano veramente molto poco, circa 57 euro. Niente proprio. Vabbè. Comunque, se avete voglia, sicuramente vi divertirete. A questo punto, caro Daniel, lanciamo la prossima ospite, che è già qui, già con la chitarra in mano. Sarà la prima che canterà in live il nostro studio, ma la prima in assoluto. Proprio nessun programma ci ha avuto chi suonava live. Prima donna. Oggi beati tra le donne, veramente. Tra le donne. Con noi abbiamo Alexandra Gamberi. Peccato per loro che noi siamo brutti. Quindi vabbè, mo andiamo con queste due canzoni e poi entriamo subito con Alexandra Gamberale. Abbiamo Jonas Blue con Fast Car e la nuova canzone di Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. E dai. I wanna
wanna take you to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. I got